Valiante. Buonasera, Gianfranco Valiante. Elisa Galdi. Presente. Vincenzo Melchiorre. Luisa Genovese. Maria Chiara Barrella. Antonio Rocco. Carlo Gaiano. Massimo Paolillo. Giustificato, forse viene più tardi. Angela De Divitis. Giuseppe Sabatino. Presente. Giuseppe Pasquile. Luca Galdi. Agnese Coppola Negri. Maria De Caro. Serafino De Salvo. Giovanni Moscatiello. Sabatino Ingino. Tre assenti. 14 presenti. 14 presenti, 3 assenti, la seduta è valida. Innanzitutto buonasera, saluto il comandante della stazione Carabinieri che si è insediato da poco, il nostro concittadino Napoli e i vigili urbani, salutiamo anche i cittadini che ci ascoltano in streaming e un saluto a tutti i presenti. Passiamo quindi a Baronissi, 28/6/2022, ore 19:11, diamo inizio ai lavori del Consiglio. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti dal numero 25 al numero 30 e processo verbale di seduta del 30/5/2022. Chi è favorevole? Chi si astiene? Allora, 10 favorevoli, 4 astenuti, la delibera è approvata. Non ci sono comunicazioni del Presidente, credo che non ci siano comunicazioni da parte del Sindaco. Passiamo quindi al punto numero 4, interrogazioni. È pervenuta un'interrogazione a firma dei consiglieri De Salvo e Maria De Caro del gruppo Luca Galdi Sindaco. Invito il primo firmatario, Serafino De Salvo, ad illustrare la interrogazione. Prego, consigliere. Sì, grazie, buonasera a tutti. I sottoscritti consiglieri interroganti con la presente interrogazione presentata ai sensi dell'articolo 69,4 del regolamento delle sedute consiliari, considerato che in data 2 dicembre 2021 veniva reso noto pubblicamente l'avvio del procedimento per l'assegnazione di buoni spese per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, che in tale avviso veniva esteso il sostegno attraverso un apposito bando rivolto ai cittadini assegnatari di alloggi ERP o ACER, nonché destinatari di provvedimenti di sfratto per morosità, che quest'ultimo bando, cui hanno aderito numerosi cittadini, scadeva il 20 dicembre 2021, che nei giorni immediatamente precedenti al Natale 2021 si provvedeva alla distribuzione dei buoni spesa per l'emergenza Covid, mentre nulla accadeva per quelli destinati agli assegnatari degli alloggi popolari, che a distanza di 6 mesi ancora non è stato reso noto né l'elenco dei beneficiari, tantomeno la data di erogazione dei predetti buoni, chiedono al Sindaco o suo delegato di conoscere i motivi di un simile ritardo e la data presumibile entro la quale tali buoni verranno erogati. Grazie. Credo che risponda l'assessore Picarone, al quale do la parola. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti, consiglieri e chi ci segue da casa. Allora, partiamo dalla seconda domanda, la data presumibile entro la quale i buoni verranno erogati. Allora, possiamo dire dopo un confronto con gli uffici che entro una decina di giorni questi buoni saranno erogati alle famiglie. Ci impegniamo anche a farvi avere, oltre alla risposta qui in Consiglio Comunale, gli elenchi dei beneficiari e una risposta scritta all'interrogazione che avete presentato. Diciamo che sul primo punto invece i motivi di un simile ritardo non c'è perché scadenza non c'è, quindi è stata una scelta politica quella di distribuire l'erogazione di vari contributi nell'anno 2020. Nel periodo natalizio sono stati erogati quelli dei buoni spesa, successivamente è stato pensato non di darlo nello stesso periodo ma di darlo successivamente, quindi il periodo era proprio maggio-giugno. Il contributo una tantum alle famiglie in difficoltà è stato assegnato
con decreto numero 24 del 24 giugno del 2021, e sono circa 42.000 euro che andavano redistribuiti tra gli alloggi ERP e gli alloggi di proprietà ACER, ERP comunali e ACER di proprietà dell'Agenzia Campana Exia CP. Il sostegno alle famiglie che versavano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione per l'alloggio ERP e per gli alloggi ACER e delle debenze dei destinatari dei provvedimenti di estratto di morosità. Si è ritenuto di distribuire le misure economiche, circa 300.000 euro, negli ultimi 8 mesi, in un periodo più lungo, con la cadenza dell'anno 2020. Ricordo che nel mese di dicembre si è provveduto alla distribuzione del contributo sulla Tari, per le utenze domestiche e non domestiche, per circa 110.000 euro. Vicino a questi ci sono stati i buoni spesa per circa 142.000 euro. Quindi negli ultimi 6-8 mesi abbiamo distribuito circa 300.000 euro. Questo qui è stata una scelta politica di distribuirli. Noi ci siamo anche sentiti con qualche consigliere di minoranza, con Serafino in particolare, dove c'erano anche dei problemi all'ACER, speriamo risolti. E in particolare questi 42.000 euro sono stati così distribuiti. Sono pervenute circa 58 domande, di cui 30 ERP comunali e 28 ACER. Le 28 ACER verranno liquidate, erogate e liquidati, invece i 30 ERP sono distribuiti esclusivamente se non sussistono morosità. I conduttori col comune, in tal caso esista la morosità, sarà liquidata la differenza fino alla concorrenza dell'importo assegnato se sono da più nuclei familiari, un nucleo familiare con più componenti o monocomponente, che c'è una divisione tra 100 e 200 euro. Quindi diciamo che nell'arco di una decina di giorni verrà fornita sia la lista dei beneficiari e sia saranno erogati questi buoni. Grazie. Consigliere De Salvo, hai qualche minuto per esprimere o meno le tue perplessità. Grazie Presidente. No. Allora, anch'io rispondo per parti, la seconda, quella relativa alla tempistica, sospendo il giudizio, apprendo e do atto all'assessore di aver indicato almeno, diciamo, un ristretto lasso di tempo e quindi attendiamo, diciamo, che si concretizzi in questi 10 giorni l'erogazione del contributo. Per quanto riguarda la scelta, la risposta relativa alle motivazioni e quindi alla scelta di procrastinare per più di 6 mesi, francamente, insomma, mi permetto di dire che, trattandosi di buoni rivolti a gente disagiata, nel momento in cui si fa un bando, si crea una graduatoria, si crea anche una legittima aspettativa di chi partecipa a queste graduatorie di poter utilizzare, stiamo parlando di buoni di 100, 200, non so, 300 euro, insomma, e chi vi partecipa evidentemente ha bisogno anche, purtroppo, soltanto di quelle cifre. Procrastinare, insomma, senza una data certa, un contributo che ha questa caratteristica, credo che non sia stata una scelta particolarmente indovinata, mi limito a dire questo. Allora, terminate le interrogazioni, entriamo nel vivo del Consiglio con l'unico vero punto, punto numero 5, progetto definitivo raccordo Salerno-Avellino, conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno-Avellino, compreso l'adeguamento della strada statale 7 e 7 bis fino allo svincolo di Avellino Est della 16, primo stralcio da Mercato San Severino allo svincolo di Fratte, espressione parere variante al PUC. Immagino che ci illustrerà il progetto l'assessore. Prego. Allora, intanto si sente, credo, sì. Intanto buonasera a tutti, anche a chi ci segue da casa, e per una volta voglio così soffermarvi un secondo in più. Stiamo parlando stasera di un vero e proprio momento storico, potremmo dire, per la città di Baronissi.
Siamo arrivati dopo tanti anni che hanno visto coinvolto il Comune, tante componenti, l'ufficio tecnico, anche parte dell'attuale opposizione, lavorare alacremente rispetto a questo tipo di progetto. Siamo arrivati a parlare di progetto definitivo per il raccordo autostradale che tanto conosciamo, che abbiamo qua vicino. Per me mi viene di dire appunto un momento storico, ma anche se pensiamo un po' a quello che è l'impatto in termini di costi di questo tipo di operazione, viene fuori che effettivamente una delle opere urbanistiche che riguarderanno anche il Comune di Baronissi più significative e più importanti. Stiamo parlando di 270 milioni di euro, quindi una cifra veramente grande, che significa non soltanto, come banalmente, tra virgolette, possiamo dire, l'ampliamento dell'autostrada, perché è vero, verrà fatto questo, ma verranno anche spostati alcuni svincoli autostradali con a cascata una serie di operazioni necessarie sulla viabilità del Comune, prevalentemente ovviamente sull'area limitrofa adiacente all'autostrada stessa, che sono anch'esse opere a volte appunto solo cagionate dallo spostamento dello svincolo, altre volte opere di cui la cittadinanza, la nostra città di Baronissi, aveva bisogno da molto tempo e che solo un investimento, solo un progetto di così grande portata ha reso possibile oggi. Difatti, per quello che ho vissuto io negli ultimi anni, quella con l'ANAS è stata un'interazione continua, molto proficua e condotta in maniera corretta da tutte quante le parti. L'ANAS ha manifestato volontà di integrazione col territorio, di cooperazione con gli abitanti della città di Baronissi, così come in tutti quanti gli altri territori coinvolti, individuando in questa strada l'unica possibilità per poter arrivare, come dire, al successo di un'iniziativa di questa portata. Voglio anche sottolineare, come sempre faccio, ma questa volta è davvero fondamentale, il contributo dei nostri uffici che con la loro competenza, esperienza soprattutto e capacità anche di comprendere le metodologie e diciamo gli approcci hanno fatto sì che questa cosa così importante in linea generale potesse poi avere anche delle ricadute anche giuste e positive sul territorio. È ovvio che è un'opera di non scarsa portata, è ovvio che significherà anche un sacrificio per la città di Baronissi. Ci saranno anni nei quali verranno realizzate queste opere e ne saremo tutti coinvolti. È ovvio che ci sono qualche malumore, ci può ancora essere in giro, ma non tanto perché sono state disattese le esigenze di qualcuno, ma piuttosto perché siamo realmente talmente abituati a certi stati dei luoghi che vederceli modificati o immaginarceli modificati incontra una certa resistenza, come dire, intrinseca. La verità è che quest'opera significa un qualcosa di estremamente importante per tutta la nazione, certamente per il Sud Italia, ma è importantissima anche per noi. Lo è perché noi veniamo attraversati da sempre da una delle arterie autostradali, viarie italiane più importanti, e qui sto pensando a tutte le regioni dell'Adriatico oppure ai territori più interni che non hanno questa possibilità e però non l'abbiamo mai potuta godere veramente appieno. Ne abbiamo subito i danni ambientali perché è un raccordo che spesso diventa stazionario, pieno di traffico e quindi provoca danni ambientali. Non siamo riusciti a godercelo in quella che è la sua principale, come dire, la possibilità principale che offre al territorio di Baronissi, ovvero di vedere Salerno effettivamente come un ruolo di prossimità in tutte le ore del giorno e magari anche in quei periodi dell'anno, sto pensando alle festività, nelle quali ci piacerebbe ancora di più poterlo, come dire, raggiungere facilmente. Sono 6 chilometri di raccordo. Per cui effettivamente oggi parlare di progetto definitivo deve in qualche modo anche portare con sé una certa soddisfazione, forse anche un pizzico di gioia, ecco. Ripeto, è sicuramente un tutto quanto il progetto definitivo di oggi, il frutto di interazioni continue, e ci tengo a sottolineare che hanno coinvolto questa maggioranza, la maggioranza precedente, quindi anche in parte quella che oggi è l'opposizione. E siamo oggi ancora a parlarne perché nel progetto definitivo, per una questione proprio di come dire, formale, è stato operato uno spostamento di qualche metro di uno degli svincoli autostradali, e questo fa sì che oggi dobbiamo ridiscutere, altrimenti non avremmo avuto l'opportunità di farlo, e invece è stato un altro momento nel quale abbiamo potuto ragionare su quel progetto e farci venire altri spunti, sollecitare altre questioni, così come faremo in corso d'opera, così come l'ANAS ci assicura che potremo continuare a fare anche in corso d'opera.
Per cui stasera siamo qui a esprimere parere positivo, quindi rispetto al progetto definitivo dell'ANAS e in automatico a dare approvazione agli adeguamenti definitivi di variazione che andranno a riguardare il nostro PUC, il nostro piano urbanistico comunale. Io ho finito, quindi... Ringraziamo l'assessora Sarro Maria per averci illustrato il progetto e chiedo ai consiglieri di... Aspetta, come si chiama? Allora, prendo la parola, buonasera a tutti. Scusami, non ti ho annunciato, Luisa Genovese, prego. Non ti preoccupare, lo faccio da sola. Stavo distraendo. Sono la presidente della commissione urbanistica, ho voluto subito, immediatamente, continuare il discorso che ha fatto l'assessore nel presentare il progetto, perché è un progetto che stiamo seguendo da anni, così come diceva l'assessore. Ma è una cosa che insomma sentiamo nell'aria da molti anni, quindi questa terza corsia sul nostro raccordo autostradale viene da lontano. C'era un'esigenza anche di viabilità, di ingorghi durante il periodo festivo e estivo. Stiamo quasi giunti alla fine. Io devo chiedere scusa ai componenti della Commissione Urbanistica perché più volte mi hanno chiesto di interfacciarci e conoscere quali erano gli sviluppi di questo progetto. Però, così come ha detto l'assessore, è un progetto talmente ampio, talmente grosso, importante, che c'è stata una continua evoluzione fino ad arrivare al progetto. Alla presentazione del progetto esecutivo che noi siamo qui attenti per poter controllare e sorvegliare e dare una risposta anche ai nostri concittadini che forse non sono abituati ad avere così una trasformazione del proprio territorio e quindi c'è pure qualche perplessità. Però nei vari incontri che abbiamo avuto, prima nella conferenza dei capigruppo e poi subito dopo, appunto ieri sera ci siamo visti in commissione urbanistica, abbiamo approfondito ulteriormente queste preoccupazioni che vengono e sono anche normali. Ci possono pervenire dai concittadini, qualcuno ci suggeriva anche di fare magari degli incontri in seguito per spiegare meglio ed uscire con un'unica voce, perché non è una mortificazione del territorio, ma è un beneficio che diamo a Baronissi, perché ci saranno delle migliorie anche per quanto riguarda la viabilità, ma soprattutto ci sta un collegamento importante tra il nord e il sud, che il raccordo autostradale finalmente diventa autostrada. Quindi siamo qui in Consiglio Comunale perché è un progetto importante per l'ANAS e per il gruppo FS Italia, che potevano fare tranquillamente, però noi abbiamo bisogno di questa approvazione per quanto riguarda una variazione del PUC. Proprio perché l'anello dell'innesto per l'autostrada viene abbassato e non era previsto nel piano regolatore. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso in commissione urbanistica e voglio ringraziare gli uffici, in particolare Fiorenzo, che ha saputo instaurare con i tecnici dell'ANAS un rapporto di fiducia e ci hanno rassicurato. Perché tutte le istanze, tutte le preoccupazioni che abbiamo portato volta per volta sono state ascoltate. L'ultima e non ultima è una raccomandazione ulteriore affinché venga salvaguardato e quindi misurato anche il ponte che si andrà a costruire per il nuovo innesto dell'autostrada e l'ingresso nell'autostrada. Io ringrazio un po' tutti quanti i componenti della Commissione, ripeto, mi fa piacere confrontarmi perché è un progetto epocale e quindi è importante avere questo confronto, ma soprattutto per noi come cittadini di Baronissi è importante che sia il Consiglio Comunale ad approvare all'unanimità, e ringrazio anche i colleghi
che ieri sera per esigenze anche familiari non sono venuti, però mi hanno, come dire, fatto arrivare, ecco, il loro sostegno e la disponibilità per quanto riguarda questo progetto, che diventa necessario ed essenziale per Baronissi e per il Sud e per l'Italia. Grazie. Poi magari mi riservo di rispondere se c'è qualche altra cosa. Grazie Presidente. Ringraziamo il Presidente della Commissione Urbanistica, la consigliera Luisa Genovese, e chiedo ai consiglieri se vogliono intervenire. Il consigliere Galdi ha chiesto la parola, prego. Grazie, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini che ci seguono da casa. Volevo aggiungere alla relazione dell'assessore e del consigliere presidente della commissione genovese qualche considerazione. È un progetto questo che parte da tantissimi anni, che ha visto coinvolte le diverse amministrazioni. Mi ricordo che il primo progetto forse risale al 2002-2003. Tutti quanti ricordiamo per questo tratto autostradale le tante battaglie dell'onorevole Iannuzzi, che si è più volte schierato affinché in Parlamento ha sostenuto il rifinanziamento di quest'opera, che negli anni 2000 è stata scippata al sud Italia a favore di un'operazione che tutti ricordano, le famose quote latte del nord Italia. Dopodiché c'è stata una successiva fase, quando tutto sembrava perso, è stata rifinanziata quest'opera e devo dare atto che la precedente amministrazione ha collaborato allo svolgimento di una serie di attività, di conferenze, portando consigli, suggerimenti, proposte ed esigenze del territorio, perché un'opera così importante, un'opera così impattante sul territorio, chiaramente e necessariamente deve prevedere delle opere compensative a favore del territorio. Non dobbiamo dimenticarci che ci saranno dei disagi, come ha già detto l'assessore, ci saranno famiglie che, anche abitando nelle loro abitazioni legittimamente autorizzate, dovranno lasciare spazio alla loro storia, ai loro affetti, per purtroppo vedersi espropriare l'immobile che dovrà lasciare spazio a quest'opera, che ha un carattere sicuramente superiore in termini di impatti economici. Un'opera necessaria per lo sviluppo del nostro territorio, per il raccordo della tre corsie con la nuova A2, essendo questo ormai un imbuto, ed è importante, così come abbiamo fatto in questi anni, così come si è continuato a fare negli ultimi mesi, cercare un confronto e cercare un dialogo su questi aspetti, che non sono, come ricordava bene il Presidente, né della maggioranza né dell'opposizione, ma sono aspetti che riguardano l'intero territorio comunale. Quindi sbagliare o non porre l'attenzione in alcuni punti si rischia di fare danni importanti. Noi tutti ci abbiamo messo il nostro impegno, abbiamo dato il meglio che potevamo dare, grazie anche al supporto degli uffici, all'architetto Manza, all'architetto De Chiara, ricordo all'architetto Landi e De Simone, tutti hanno partecipato a questa attività. Noi ieri sera in commissione urbanistica abbiamo apportato come commissione un ulteriore suggerimento a quello che già la Giunta aveva fatto in precedenza, un ulteriore suggerimento di attenzionare maggiormente una parte di questo raccordo, così come abbiamo avuto allo stesso tempo rassicurazioni dall'architetto sulla presentazione di tavole specifiche che prevedono impianti che tendono a ridurre l'impatto acustico di questo traffico veicolare, come delle barriere fonoassorbenti,
come delle alberature che vanno a compensare la stessa cosa l'intervento, così come una dedicata progettazione per tutto quello che è le acque di deflusso, che è una delle principali criticità di questo raccordo. Quindi penso che bene abbiamo fatto a confrontarci e bene faremo qualora il progetto, chi vincerà la redazione, chi si aggiudicherà la redazione del progetto esecutivo, bene faremo a confrontarci nuovamente per cercare ognuno di noi di rappresentare qualche criticità, qualche problematica, qualche esigenza che ben conosce sul territorio, così come apportare qualche suggerimento affinché l'opera dia il risultato sperato. Sicuramente è un momento storico, un momento importante, perché noi abbiamo due soli raccordi che verranno completamente modificati, uno spostato più a sud, l'altro verrà completamente modificato con la viabilità anche dell'APQ provinciale, quindi ci sarà una rivisitazione, una revisione di alcune direttrici che permetteranno, secondo me, solo di migliorare quello che è il flusso veicolare che impatta sulla nostra comunità. Quindi a nome del gruppo annunciamo il nostro voto favorevole a questa delibera. Ringraziamo il consigliere Luca Galdi. Chiedo ai consiglieri se c'è qualcuno che vuole intervenire. Nessun intervento? Sindaco, prego. Grazie Presidente, è veramente un consiglio comunale importante, storico, perché all'unanimità i rappresentanti del popolo della città di Baronissi danno l'ok, via libera a questo progetto definitivo che ci vede impegnati, così come è stato detto, da troppi anni, con appostamenti, finanziamenti che avevamo già nei decenni scorsi, che sono poi stati destinati ad altro. Ricordo l'ultimo, ero in consiglio regionale quando le risorse erano state appostate per appunto la messa in sicurezza, i lavori di sistemazione della terza corsia del raccordo autostradale, segnatamente il tratto dell'autostrada da Salerno a Mercato San Severino, e l'allora presidente della giunta regionale, l'onorevole Caldoro, pensò bene di restituire quei fondi al CIPE, che poi ne fece utilizzo in altre parti del nostro paese. Ovviamente fu anche là una nostra battaglia forte come opposizione, ma ovviamente non ci furono ragioni, i numeri erano dalla parte di chi ovviamente governava e credo che perdemmo un'altra occasione. Ci arriviamo adesso dopo tanti anni, credo che si parli di questa necessità, perché è proprio una necessità. Parliamo di un tratto autostradale che è una bretella fondamentale, che è attraversata da tutta Italia, specie di questi tempi. Tra poco vedremo come ogni anno le chilometriche code proprio sul nostro raccordo per via di alcune imperfezioni che ci sono, in particolare allo svincolo di Fratta, della città di Salerno, e che quindi è un'opera sicuramente di rilevanza nazionale. Siamo felici e io devo ringraziare ovviamente il Consiglio Comunale, che la Commissione Urbanistica, che con serietà ha affrontato questo problema, rendendosi conto anche di alcune leggere imperfezioni che, per la verità, noi maggioranza anche in giunta avevamo già sviscerato e superato, ma d'altra parte le commissioni servono a questo, servono a confrontarsi, ad ascoltare, a condividere, a convincersi le parti in causa. Probabilmente questa delibera reca anche qualcosa di ridondante, però, perché insomma
ci sembrava chiaro, ma meglio abbondare che deficere. Quindi l'importante è che Baronissi, e tante sono le implicazioni positive che da questa, anche in termini di viabilità interna alla nostra città, che si arricchirà di nuove strade, quindi di arterie che accorceranno i tempi e metteranno in sicurezza anche la mobilità veicolare, quindi è sicuramente una data storica, quella di oggi, così come per tutta la Valle dell'Irno, ma io dico per l'intero paese, l'intera Italia. I tempi adesso sono quelli di andare in gara entro la fine dell'anno, andare poi nella redazione per il 2023 del progetto esecutivo, e siamo sicuramente certi che l'ANAS, che ha dato grandissime aperture, devo dire, oltre che la Regione Campania ovviamente, la provincia, ai comuni, siamo andati, devo dire, all'unisono, ma hanno anche accolto tutte le richieste che abbiamo fatto, queste piccolissime raccomandazioni che abbiamo fatto, sono certo che saranno condivise, saranno fatte proprie, quindi risolveremo anche queste piccolissime cose che però insomma non devono farci rammaricare, perché la nostra città potrà giovarsi di una mobilità più importante, più d'Europa, e quindi superando anche le difficoltà che viviamo in questo momento. Mi complimento ancora col Consiglio Comunale, ma mi voglio complimentare con tutti i tecnici che credo da 20 anni, 25 anni, forse anche più di 25, hanno lavorato su questo, così come pure le amministrazioni precedenti. Ci abbiamo lavorato tutti, abbiamo dato il massimo, e se arriviamo con 25 e più anni di ritardo, sicuramente non è responsabilità dei comuni della Valle dell'Irno, di Salerno, della provincia, ma dei governi che probabilmente hanno dato priorità ad altro. Grazie, buon lavoro a tutti. Dai. E allora, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere a votazione il punto numero 5. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Stessa votazione. Un consiglio velocissimo su un tema importante, ben discusso da tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza, quindi vi ringrazio tutti e dichiaro chiusa questa seduta. Buonasera a tutti.